Siamo due studenti del Gobetti Marchesini in Casale Arduino, un istituto professionale chimico-biologico di Torino. Ci troviamo all'interno del nostro laboratorio. Sappiamo che buttare l'olio esausto nel lavandino non va bene. Infatti, è possibile depositarlo in appositi cestini messi a disposizione dal comune oppure in centri di raccolta dove verranno poi smaltiti o riciclati, per esempio nella produzione del sapone. Ora vi mostreremo come avviene questo processo di saponificazione a livello artigianale. Ma prima è necessario rispettare le norme di sicurezza e per farlo dobbiamo equipaggiarci con dispositivi di sicurezza, quali il camice, i guanti e gli occhiali. Cosa, mediante l'utilizzo di una garza, andremo a filtrare l'olio per scartarne eventuali residui solidi. Successivamente procediamo con la pesata dell'idrossido di sodio e dell'olio. Una volta pesato, riscaldiamo l'olio ad una temperatura di 37 gradi centigradi e contemporaneamente prepariamo una soluzione acquosa di idrossido di sodio. Uniamo la soluzione acquosa di idrossido all'olio fino alla formazione di un composto pastoso detto nastro. In quest'ultima fase del processo travasiamo il nostro nastro all'interno degli stampini e a piacimento aggiungiamo coloranti o essenze per renderlo più gradevole. Lasciamo solidificare il sapone per circa 2 giorni e poi lo togliamo dagli stampini. Non bisogna assolutamente utilizzare il sapone prima di 6 settimane, perché prima potrebbe causare danni alla pelle. Una volta passato questo lasso di tempo, il nostro sapone è pronto. Ecco come noi del Gobetti Marchesini Casale Arduino ricicliamo l'olio esausto.